Ebbene sì, siamo giunti al video del libro di cui vi ho tanto parlato in questi giorni e in questi video, in queste settimane. Ciao a tutti, io sono Giulia e benvenuti o ben ritrovati in questo nuovissimo video. Ed è il video su... Tan tan tan! Il Conte di Montecristo. Sigla! Non abbiamo una sigla, ok. Il Conte di Montecristo, me ne ho tanto parlato, lettura di giugno, dovevo per forza farci un video perché ne ho così tanto da parlare che davvero potremmo stare qui ore. Ora, questo video non sarà spoiler, cioè non vi farò spoiler. Dopodiché, se siete sensibili a qualsiasi cosa, visto che comunque questa storia è da scoprire totalmente, vi consiglio di leggerla senza saperne niente praticamente. Eventualmente, non lo so, leggete il libro perché lo dovete leggere e poi ritornate. Di leggerlo dovete leggerlo, quindi non vi preoccupate, che è così. Allora, Il Conte di Montecristo è una storia di vendetta. Dire così lo minimizza da morire. Il Conte di Montecristo è un classico, non solo perché sia intramontabile, ma perché descrive un'epoca, calandoci totalmente nel contesto di quell'epoca, pur non rendendocelo mai un libro storico. Ce lo rende intramontabile pur facendo chiarissimi riferimenti al regime post-napoleonico. Edmond Dantès è l'uomo perfetto. La sua storia si ispira a Pierre Picot, che era quest'uomo a cui Dantès si ispirò. C'è da dire che questo libro tra l'altro non fu scritto solamente da Dantès. Questo è un altro discorso, cioè Dantès fu aiutato per scrivere questo libro, che venne pubblicato nei feuilleton, per questo è così tanto avvincente. E soprattutto, cioè, a me solitamente non piacciono gli episodi magari aggiuntivi o le sottotrame di altri personaggi, ma obiettivamente questo libro fa concludere la storia di ogni personaggio ed è giusto che sia così. Edmond Dantès, dicevamo, è l'uomo perfetto. Ha la fama, ha l'amore, ha successo, ha le ricchezze, che vuoi dire di più? Sembra pure affascinante da questo libro, che vabbè, lasciamo perdere. E tra l'altro spesso viene associato a questo quadro, che io non capisco, non mi ricordo che quadro sia, non riesco a capire che quadro sia. E quindi, cioè, per farti capire un attimino di chi stiamo parlando. Non crede di meritare l'amore di Mercedes, ma in realtà lui lo merita, perché sono entrambi abbastanza subdoli. Quindi diciamo che, allora, loro sono un po' quei cattivi, che poi non sono cattivi chiaramente, però nel senso sono abbastanza subdoli da, oltre che irredirsi da soli, amarsi alla follia. Loro sono legati da un amore indissolubile. Mercedes cerca di trovare un Edmond anche quando è legata a un altro uomo, perché alla fine Mercedes doveva legarsi a un altro uomo, obiettivamente. Ma qual è la trama principalmente? Edmond Dantès, appunto, è quest'uomo perfetto, eccetera eccetera, si deve sposare con Mercedes, ma tre uomini che fondamentalmente uno, due vogliono vedere tracollare il successo di Dantès, l'altro vuole sposarsi Mercedes, lo fanno incastrare per tutto quanto una serie di eventi per cui lui sapeva di un complotto eccetera eccetera, e quindi viene imprigionato. Resta in prigione per anni e anni e anni e anni e anni. Tra l'altro, secondo me la parte della prigione è la parte più bella, o almeno una delle più belle sicuramente. E poi fondamentalmente torna come il Conte di Montecristo. Non vi dico come, quando, perché, non vi dico niente, però sì, il Conte di Montecristo è lui. Lui tra l'altro è praticamente un mutaforma, perché cambia 3000 identità, però sì, fondamentalmente è lui. In prigione incontra l'abate Faria. Abate Faria, che è come un padre per lui, diventa come un padre per lui. Tra l'altro vi piace il libro qui, così almeno lo potete vedere. Loro sono genuinamente affettuosi l'uno con l'altro e soprattutto si è respirato molto il clima dell'ultimo giorno di un condannato, perché entrambi credono di finire i loro giorni in carcere, nel senso sono legati da quell'affetto e da quel sentimento per cui ormai non hanno più niente da perdere, sono in prigione e sono condannati a restare in prigione per tutta la loro vita. Un rapporto molto simile è quello tra Mortier e Valentin de Villefoy. Loro hanno un loro linguaggio, Noirtier, non so come si dica, è questo signore che è suo nonno, cioè il nonno di Valentin, che però è paralizzato e quindi può muovere solamente gli occhi. Parlando del conte, Albert lo descrive benissimo parlando con Franz, dicendo che lui crede che lui sia un uomo affascinante, ebbene sì. Ma non è solamente questo, è sfaccettato, a volte fa anche paura per appunto le sue molteplici forme e i suoi molteplici cambi di personalità. Nel capitolo 36, a Roma,
I personaggi assistono a un'esecuzione capitale e qui vengono dette due cose molto vere. La prima è che Albert, personaggio che poi capirete chi è, dice come non ci si debba abituare a questo spettacolo, perché se ci si abituasse davvero all'esecuzione capitale senza mai provare dell'orrore, beh, poi resterebbe l'unico ad emozionarci. Perché? Perché fondamentalmente noi non dobbiamo mai perdere lo spirito di emozionarci anche per le piccole cose, ma semplicemente, cioè, non dobbiamo lasciare, non dobbiamo essere indifferenti davanti a una morte. Ormai siamo abituati a essere bombardati di notizie di morti e non ne capiamo più la gravità. Cioè, ormai i morti sono diventati solamente dei numeri e quindi ci dovrebbe essere, secondo me, una rieducazione sotto questo punto di vista. Si dice un'altra cosa anche, ovvero che davanti alla morte, in quei gradini, in gradini del patibolo, cadono le maschere perché ormai è finita, ormai sai che la tua vita è finita, che non hai nient'altro da perdere e che quel che è fatto, quindi non ha più senso tenere le maschere, le cosiddette maschere pirandelliane, che chiaramente Dumas non conosceva, però il concetto della maschera e di come si reciti tutta la propria vita, e Dantes lo sa bene. Amo il concetto per cui il conte si dica Cupitor Impossibilium, amante delle cose impossibili, perché è così tanto sicuro di sé che si dà dei titoli così importanti, paragonandosi addirittura a Nerone, perché questo è un detto che veniva associato a Nerone, e questo ci fa capire proprio la sua grandezza e anche la sua pazzia, se vogliamo. Ma il conte è vulnerabile quando si parla della sua madre. Quando dice, per esempio, credevo che lei mi amasse abbastanza da aspettarmi. È molto più uomo, anziché conte, quando si parla di Mercedes. Detto ciò, concludo dicendo che Il Conte di Montecristo non è un romanzo, è un universo. È una storia, sono tante storie. Un po' vera, la storia di Perpico. È un po' inventata, farina del sacco di Dumas. Ma una storia incredibilmente sorprendente e soprattutto da leggere. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che pubblico video ogni mercoledì e domenica. Se vi va, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima. Ciao!